Un kit di degustazione, una cena itinerante con prodotti tipici locali, monumenti aperti, musica live e artisti in ogni angolo del centro storico di Fano. Questi gli elementi chiave che hanno decretato il successo degli scorsi anni del tour cittadino tra cultura, arte e gastronomia e che quest'anno torna sabato 8 agosto da San Paterniano con partenza alle ore 19:30 a piazza 20 settembre. Per diversi anni abbiamo fatto la parte, diciamo, a nord della città attraversando la Mura e l'Arco d'Augusto. Quest'anno partiremo dalla chiesa di San Paterniano, arriveremo ai Giardini Braci per fare tutto corso Cavour e arrivare praticamente in piazza Costanzi e poi andremo a toccare appunto piazza Marconi e arrivare proprio nella piazza Corte Malatestiana, Giardini Amiani, quindi prenderemo la zona sud e tutto il centro storico della città. Le nuove tappe sono state indicate con una linea verde, mentre quella rossa mostra le iniziative collaterali organizzate sempre nel centro storico. Va bene fare il percorso e quindi fare la passeggiata degustativa, ma la città è ampia, quella sera è totalmente visitabile, abbiamo della musica, una dimostrazione di ballo anche davanti al Pino Bar, abbiamo alla Darsena Borghese una bellissima mostra sulla Prima Guerra Mondiale, il contributo della Regia Marina, insomma quella sera la città sarà totalmente aperta. A continuare ad essere vicino all'evento e al mondo dell'associazionismo è la Banca di Credito Cooperativo di Fano. Noi anche quest'anno diamo il nostro contributo sia alla Proloco di Fano sia a tutte le associazioni che la compongono. Noi crediamo in questa manifestazione e ci auguriamo di esserci anche nei prossimi anni. Il biglietto ad un costo di 16 euro si potrà acquistare direttamente l'8 agosto nel punto di partenza oppure in prevendita nell'ufficio degli alberghi consorziati in Viale Adriatico, al Bomber Bar a Tre Ponti, al Buburger in piazza 20 settembre o nel punto Yacht di Torrette. In Gerberfan quest'anno presenta il logo di Marche Expo 2015, quindi un grande successo. Un grande successo per una grande organizzazione, ovviamente questa manifestazione turistica per eccellenza, culturale, quindi piacevolissima, coniuga molto bene i valori di Expo perché si mangia in compagnia, le eccellenze enogastronomiche del territorio che quindi vengono scoperte dai turisti e anche dai cittadini che magari sono più sobri, è una serata insomma con una grande degustazione e poi si guarda l'Italia a Fano che presenta i suoi migliori monumenti, quindi direi in pieno spirito Expo.